Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars con la season che sta per finire. Mancano pochissime ore e ho voluto fare questo video perché ci sono un po' di robe che non so se rivedremo mai. Quindi partiamo subito a cannone con queste due cosette, ragazzi. Poi in realtà vediamo anche altro. Come sempre, però, prima di cominciare vi chiedo un bel like, una bella iscrizione, ragazzi, mi raccomando. E poi, scusa, l'offerta che c'era nel negozio è sparita. Raga, ma c'era sì. C'era scritto che dopo 4 giorni scadeva. Perché è sparita? Oh, l'offerta del video di ieri, anzi, sparita. Scusa, ma perché? Era un errore. Era un errore. Sta a vedere che era un errore. Ci sono rimasto. Vabbè, andatevi a vedere il video che è uscito ieri, il video del bilanciamento, che è questo, ragazzi. Video, ragazzi, come sempre portato rigorosamente appena uscita la notizia. Harry dai, ste maestrie ovunque da prendere. Comunque, mentre pillo tutto, ragazzi, appunto, come vi dicevo poco fa, il record riguardano le coppe. Ok, quindi andiamo sulla classifica, ok, e andiamo a vedere... Physique, che ha raggiunto primo player nella storia, le 150.000 coppe. E 150.000 coppe sono tante, sono veramente tante, perché ragazzi, se calcoliamo che domani ci sarà il reset come funziona? Tutti i brawler verranno riportati a 1.000 coppe. Attualmente i brawler sono 85, quindi un account, a prescindere da quante coppe possa avere, ha un reset che lo porta al massimo a 85.000 trofei. Questo vuol dire che un player, come il signorino qua, sta per subire un drop quasi della metà dei trofei totali. Cioè, io non so in una season che adesso tra l'altro durano un mese come farà a recuperare un record del genere. Probabilmente rimarrà imbattuto per un po' di tempo finché chiaramente anche la soglia delle 150.000 verrà abbattuta, ok? Vi faccio notare come praticamente abbia portato svariati brawler a 1700, colte del primo 2100, 2000 coppe su Rico. Cioè, ragazzi, giudicate voi. Giudicate voi e 2000 coppe su Mortis, cioè vabbè, è un account che lo potete vedere anche voi direttamente dalla classifica, è assurdo, è semplicemente assurdo. Come lui, tanti altri qua in classifica hanno fatto 140, eccetera, eccetera, ma 150 in realtà è stato l'unico, primo e unico. Non penso proprio che gli altri lo riusciranno a raggiungere, calcolando che mancano 11 ore poi. Però non è stato il player che ha raggiunto più coppe complessivamente su un solo giocatore. Infatti moltissimi state segnalando in questi giorni che, cominciando a scorrere i vari brawler, a un certo punto, vabbè, non li sto a scorrere tutti perché ci metto un'ora, andando su Bea, esce questo Izzana. Ragazzi, me l'avete segnalato in tantissimi questo tizio. Ha fatto... Bea, vediamo se la riusciamo anche a trovare. Badabam, eccola qua, a 12.000 coppe. Ci faccio pure una screen perché è assurda. 12.244 coppe, probabilmente sta continuando a salire. E mancano poche ore, quindi non penso che riuscirà a fare ancora tante altre coppe. Però probabilmente prenderà un record. Perché, ragazzi, vi ricordo che, adesso ho chiuso tutto, però in teoria la classifica da questo update si dovrebbe aggiornare e dovrebbe cominciare a mostrare non solamente... Ah no, guarda che c'è già scritto. Dovrebbe mostrare il record attuale e il record assoluto. Quindi se andiamo sul record assoluto, dovrebbe rimanere scritto Physique 150.000 coppe, rimarrà come assoluto. In Italia abbiamo questi player che comunque sono, insomma, degni di nota. Ma a livello di brawler, appunto, questa Bea, ragazzi, secondo me rimarrà imbattuta per molto tempo, ok? Comunque poi domani mattina, quando ci sarà reset, probabilmente quando vedrete questo video ci sarà già stato, potrete vedere anche voi questa cosa. E la ranked si allineerà, come vedete anche qua, 11 ore con la ladder, il pass, idem, si allineerà tutto quanto. E io faccio subito uno switch a questo punto su Brawl Cina, perché volevo vedere qua effettivamente che cosa è successo. Allora, mi ha slogato. Chiaramente è da aggiornare tutto, ragazzi, perché l'aggiornamento c'è stato anche in Cina. Chiaramente io non mi sto spostando a caso, so che ci sono delle novità anche qui. Voglio solamente capire se sono già disponibili o se le vedremo poi domani. Andiamo ad aprire tutto, vediamo un po'. Ok, arriva la classica animazione delle casse anche qui. Va bene, mi fa andare a vedere il tutorial per le casse, chiaro. Allora, in teoria io le casse ce le ho già sbloccate, sì,
perché ho raggiunto e superato le 1500 coppe complessivamente tra tutti quanti i brawler. Quindi in teoria, anche senza andare over 1000, io la cassa base, questa qua della prima colonna, la dovrei sbloccare domani mattina. Vediamo se hanno fatto qualche regalo o qualcosa del genere, che su Brawlcina sapete come sono. Vabbè, chiaramente ha regalato il pin. Qua ci stanno le rip box, quindi me le apro, perché queste potrebbero contenere della robetta interessante. Vabbè, un po' di pin, sì, ci sta, però io vorrei qualche skin, se è possibile. Doc, ok? Ok, gadget di Dynamic e spray e pin. Ok, vabbè, un po' di roba di Halloween, va bene. Una mega box gratis, così, random, e ce l'andiamo a prendere. Con uno skip, wow. Qua in alto a destra ho tutte le varie ricompense, dell'update, ok, mi dà dei cosmetici di roba che ho sbloccato in passato, sì, ci sta, il pin di Rico, ok, va bene. Questo tasto qua che cos'è? Ah, il tasto che mi manda direttamente al cammino dei trofei e il tastino che mi manda, vabbè, alla cassa. Sì, vabbè, chiaramente qua si è aggiornato un po' tutto. Qua tra l'altro ci avrei degli star drop random da prendere, ok. Cioè, è bellissimo perché io apro Brawlcina senza fare assolutamente niente e mi trovo ricompense a caso da aprire. Mitico, tra l'altro, pure, attenzione, ma un bel pin di Rico, ok? E, tra l'altro, qua dall'11.8 all'11.11, quindi in teoria tra un paio di giorni, ci saranno altri star drop gratis, ok? Ma andiamo sul tastino magico, vediamo un pochettino qua cosa abbiamo, tutte le novità dell'update, immagino, sì. Più alcune cose che sono rimaste, cioè guarda quanta roba, cos'è sto pin? Cos'è sto pin qua, scusami? Ma questo non ce l'abbiamo noi in Europa. Ok, qua abbiamo l'evento di Halloween, ok, perfetto, ci andiamo a prendere un po' di skip, vediamo se mi dà qualcosina. Oro, va bene, sai qua regala gli skip random. Ok, poi ancora oro, va benissimo. Cioè, oltre alle rip box, loro c'hanno anche questo. Punti energia, ok. Punti energia, ultima skippata e oro, vabbè. Non è che dà grandissime soddisfazioni, diciamo. Andando di qua, l'evento delle casse rip era terminato. Qui abbiamo l'evento delle skin di Ragnarok, ragazzi. Qua addirittura abbiamo 10 skip. Che tra l'altro, se non sbaglio, posso aprire anche, ne posso aprire anche 5 in un colpo, no. Come non detto, li devo aprire tutti quanti tramite questo tasto. Ok, allora cerco di muovermi. Ok, così dovrebbe aprire un po' più velocemente. Punto energia. Oro, 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 oro. Guarda che ti sprechi proprio. Oro, dai zi. Niente, oh, non mi ha dato nulla. Qua ci sono le solite ali. Che vabbè, ciao, ci vanno le gemme. E di nuovo le solite ali, che anche qua ci vanno le gemme. Vabbè, abbiamo capito. Mi riscuoto tutto quanto, ok. E però non hanno fatto vedere, ragazzi, appunto, come immaginavo, la skin che dovrebbe arrivare domani. Che adesso vi mostro io con i miei potenti mezzi, tramite una clip che mi ha girato Huzza, uno di voi, che ringrazio e saluto. Allora, vi mostro un po' di screen. Abbiamo questo, che è l'avatar, il relativo spray, già l'avatar in realtà lasciava intendere. E qua una clip che, come vedete, mostra questa BB scorpione, ragazzi. Molto, molto bella. Praticamente la sua arma è questa sorta di spada avvelenata, mi verrebbe da dire. Fantastica. Fa sempre parte del pacchetto zodiacale, ragazzi. Han tirato fuori un'altra hit pazzesca. Queste skin qua sono troppo belle. Chiaramente qua viene anche provata, si vedono un po' di effetti. Vediamo un pochettino il colpo base. Ok, molto easy il colpo base in realtà. Ok, così è quando va a hittare. Ah, da questa respinta. Questa è l'animazione della kill, ok. Questa è la sua ulti, credo, sì. Ah, ok, questo pianeta, questo Saturno, appunto. Bellissimo, bellissimo quando si autodistrugge la super. Ok, qua invece quando viene killata, immagino avrà un'animazione di respawn. Vediamo un po'. Sì, bello, fa questa nube a forma di scorpione. Ok, questa è l'animazione di vittoria, che è la stessa di prima. E quest'altra animazione di sconfitta. Molto carina, ragazzi. Molto curata anche questa. Tanta roba. Comunque, ragazzi, tra questi record e queste skin arrivo su Brawlcina, siamo giunti al termine. Stanno arrivando altre news, quindi, come sempre, rimanete sintonizzati con l'iscrizione. Ci aggiorniamo presto. Un salutone. Ciao, belli.